Advisor Update, e quindi è il momento degli approfondimenti e non possiamo non tornare nuovamente sul luogo del conflitto, perché comunque abbiamo visto come arrivino spiragli di notizie che possono aprire a un negoziato in grado di andare in porto e di quantomeno garantire un cessate il fuoco, o quantomeno l'interruzione della guerra, ma intanto comunque il conflitto prosegue, le operazioni militari proseguono, Dnipro è stata bombardata. Inoltre, io adesso sono sull'home page del New York Times, poco fa vi ho dato la notizia proprio che arriva dal quotidiano americano, il quale riporta uno studio, quantomeno una rivelazione da parte dell'intelligence americana. Putin avrebbe in mente un attacco terroristico alla centrale nucleare per poi dare la colpa, diciamo così, all'Ucraina, dato che ricordiamo Chernobyl è al momento occupato da forze di occupazione russe. Sarebbe un'operazione false flag, questo rivela il New York Times cita i ministeri della difesa e dell'intelligence ucraina, ma spiega anche di non avere conferme sul campo. Io ripartirei da qui, e tra poco capite anche il motivo, con il nostro ospite che è in collegamento, e cioè Emanuele Rossi, giornalista della rivista Formiche, formiche.net. Ben trovato Emanuele, buon pomeriggio. Grazie all'invito. Allora, perché vengo da te partendo da questa notizia? Perché proprio approfondimento di oggi su Formiche c'è un tuo testo, un tuo pezzo, Armi chimiche tra fake news russe e preoccupazioni americane. Sarebbe riduttivo ovviamente definire l'attacco alla centrale di Chernobyl come arma chimica. Sarebbe un'arma quasi di distruzione di massa se dovesse accadere. Peraltro è inquietante come manchi poco più di un mese alla ricorrenza del guaio, insomma, di Chernobyl. Era il 26 aprile, notte, e la 7 ha fatto vedere anche la serie TV, insomma, che passa per essere forse uno dei migliori lavori di narrativa mai fatti. Però ecco, vorrei ripartire da qua, sulla base delle notizie che hai trovate all'interno del tuo approfondimento e questa rilevazione che arriva dal New York Times, che cita i ministeri della difesa e dell'intelligence ucraini senza avere conferme sul campo. Insomma, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo credere a queste rivelazioni? Oppure, insomma, c'è qualcosa che, diciamo così, qualcuno sta cercando di farci credere? Ecco, mettiamola in questi termini. Emanuele, a te la parola. Allora, partiamo da una cosa, dobbiamo crederci, finora le intelligence occidentali, soprattutto quella americana, anche quella inglese, in parte anche di altri paesi europei, si sono rivelate, particolarmente affidabili. Sostanzialmente era stato quasi previsto tutto a proposito dell'invasione e tutte le informazioni che erano state fatte uscire, più o meno confidenzialmente o in forma diretta, si sono rivelate valide. Sì. Detto ciò, non sto dicendo che è in atto una campagna per creare questo false flag a Chernobyl, però in questo momento stanno circolando moltissime informazioni di questo genere. È una fase molto preoccupante perché molte volte è successo che per esempio in Siria, quando la Russia organizzava degli attacchi di carattere pesante, inizialmente cominciava a far circolare una potente disinformazione. Stanno per esempio circolando delle informazioni a proposito di un possibile attacco in Bielorussia, dove i russi darebbero le responsabilità all'Ucraina in modo tale da coinvolgere direttamente la Bielorussia nel conflitto. Circolando queste cose su Chernobyl, si parla tantissimo della questione armi chimiche. Ovviamente quelle su Chernobyl sarebbe una cosa pazzesca, mostruosa. Chernobyl è una centrale nucleare che già ha seminato tragedia nel mondo. La questione armi chimiche, attorno alla quale ruota tantissima disinformazione in questo momento, è una questione diciamo di genere l'attacco diretto. I russi stanno dicendo che forse gli ucraini potrebbero usare le armi chimiche, gli americani stanno dicendo
quando dicono così, occhio, perché sono loro a volerli usare. È successo già in varie altre occasioni che sono state costruite queste forme e campagne di disinformazione, e poi si è arrivato all'uso delle armi chimiche, come per esempio in Siria nel 2013 e nel 2017. Dunque, questa è la situazione, e ovviamente poi se arrivano ulteriori notizie da questa rivelazione che arriva dal New York Times, che riguarda Chernobyl, cercheremo di darvele in praticamente live, insomma. È particolare anche come questo sia, diciamo, la giornata, e i mercati lo stanno raccontando, si sia aperta con un piccolo spiraglio per una trattativa che possa andare in porto, e se invece le cose dovessero proseguire nella direzione, appunto, che indica il New York Times, o anche la questione, appunto, del rischio che riporta, appunto, Emanuele anche nel suo approfondimento, cioè che Putin in difficoltà aumenti ancora la violenza, sembra quasi che siamo davanti a una piccola quiete prima di una tempesta, tant'è che, insomma, lo vedevamo anche sul New York Times, la Russia forza, insomma, i bombardamenti in Ucraina, quindi potrebbe arrivare un ulteriore attacco ancora più massiccio. E qui torniamo all'altro discorso che volevo affrontare con te, anche se in realtà il discorso è sempre lo stesso, e che riguarda proprio il titolo che abbiamo preparato: guerra Russia-Ucraina, Putin un folle o un genio? Probabilmente ti sei imbattuto anche tu in qualche chiacchiera, magari tra amici o tra analisti, c'è chi dice Putin è un pazzo, per usare un'espressione forte, come a dire, chi vuole la guerra non può essere in qualche modo sano di mente, ma dall'altra parte c'è chi dice no, anzi, è un leader assolutamente lucido, sa esattamente quello che sta facendo, come lo sta facendo, quindi è tutto fuorché folle, ecco, per usare un'altra espressione. E allora è quest'altro approfondimento, peraltro a firma anche con Gabriele Carrer, che è un altro amico, diciamo, di Le Fonti, per Formiche, che è un watchdog, ricordiamo, insomma, una rivista molto attenta sulla geopolitica internazionale. Frustrato, dunque, più pericoloso, la CIA nella mente di Putin. Dunque i vertici dell'intelligence hanno affrontato una questione rimasta tabù per mesi: lo stato mentale del presidente russo, le difficoltà e il tempo che stanno cambiando ciò che il Cremlino può ritenere una vittoria. Che cosa si intende, insomma, quando la CIA, quando scrivete che la CIA sta cercando di entrare in qualche modo nella mente del presidente russo? Allora, partiamo da una cosa che hai detto: Putin è un folle, un genio, è il vostro titolo. Io francamente fatico a comprendere chi sostiene qualcosa a proposito di questa genialità. Voi fate una informazione costante che riguarda i mercati, riguarda l'economia. Ecco, la Russia è in questo momento un paese isolato e subirà le conseguenze per anni di quello che sta succedendo. Detto ciò, trovo anche difficile pensare a chi prende delle posizioni di giustificazione nei confronti di Putin, o a chi cerca una via intermedia tra gli anti-Putin e i pro-Putin. Secondo me non esiste uno spazio, esiste soltanto una constatazione di una realtà. Poi vogliamo fare gli analisti e facciamo i giornalisti e facciamo quello che vogliamo, raccontiamo le cose, e quindi lo facciamo in modo freddo. Umanamente, personalmente, queste cose non sono raccontabili se non come un'azione pazzesca. Okay. Detto ciò, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che c'è stata un'audizione dei massimi vertici dell'intelligence statunitense, in cui al congresso, in cui ovviamente è stata affrontata la questione Russia-Ucraina, si è andato verso un ragionamento riguardante Putin per due ragioni. Uno è che dall'intelligence statunitense sta partendo una forma di narrazione di ciò che sta succedendo, che è semplificabile in la guerra di Putin. Questo serve anche per sganciare Putin dalla Russia, dalla sua storia, dal suo presente e dal suo futuro, e dai russi, ossia individuare questa figura come la figura di un leader, diciamo così, spietato, non dico folle, poi ci arriviamo, di un leader, sì, spietato, che per i propri interessi ha scelto la guerra, ok?
Sì. Questo è un argomento molto importante perché ti faccio un esempio molto chiaro. Questa mattina io ho fatto un intervento di un paio d'ore in un liceo, erano cinque classi quinte di un liceo classico e c'era un ragazzo russo che è intervenuto facendo una domanda e si è qualificato come slavo, per non dire davanti agli altri che era russo. Si stanno creando queste situazioni, il rischio è anche delle forme di, dico una parola forte, razzismo, di isolamento prodotto da quello che sta succedendo, e quindi la narrazione che esce dall'intelligence americana, ma diventerà predominante in tutto l'Occidente, è parliamo di Putin e non di Russia e non dei russi. Detto ciò, c'è un tema successivo che riguarda usare questo genere di narrazione come forma di vettore, di proxy per, se possibile, generare qualcosa. Il definire Putin come il leader folle, e qui arriviamo a questa cosa, è Sì. anche legato a una serie di constatazioni di carattere psicologico. Girano da un po' di tempo queste cose, questi ragionamenti personali su Putin, leader isolato. C'erano, a proposito del New York Times, un lungo articolo sul New York Times in cui alcuni analisti valutavano anche che dietro a certe scelte estreme ci rientrano anche delle forme di isolamento psicologico subite durante il lockdown. Sapete che Putin ha avuto un approccio al Covid molto severo, molto stretto, il tavolone di incontri con Macron, i successivi incontri con i suoi ministri a enorme distanza hanno testimoniato di come questo approccio alla sicurezza per non prendersi il Covid sostanzialmente sia stato quasi paranoico. Detto ciò, la descrizione di un leader folle può essere utile anche come leva nei confronti della popolazione, ossia non diciamo, io non credo che in questo momento i russi siano in grado di creare dei moti, delle proteste, delle rivoluzioni che portino a un regime change, ma che dimostrare che queste azioni sono frutto di un incancrenimento, di un incancrenimento nella narrazione strategica, nel voler permanere al potere, eccetera, potrebbe essere utile per quello che potrebbe succedere, ossia una leadership change, dove il sistema di potere russo resta sostanzialmente lo stesso, ma il leader Putin esce in qualche modo. Intanto, altre notizie che riguardano il vertice a Versailles. Draghi, la mia assenza a vertice con Biden, Macron, Johnson e Scholz, il formato è noto, già usato, l'argomento principale era l'Iran, il governo italiano di allora decise di non partecipare, quel formato è rimasto, non c'era un motivo per essere chiamati a partecipare, tutti gli scontri che ho avuto in questo giorno e mezzo vanno nella direzione opposta, cioè di una richiesta di coinvolgimento, di un desiderio di presenza italiana, non è che noi dobbiamo cercare un ruolo, dobbiamo cercare la pace. Poi, da quello che si può capire, sempre dichiarazioni di Draghi in conferenza stampa, Putin non vuole la pace. Per cercare la pace bisogna che la si voglia. Oggi non la si vuole, il piano sembra essere un altro. Mentre dico questo, naturalmente mi auguro che al più presto si arrivi a qualche spiraglio. E poi è andato a parlare anche di BCE, se la stretta pone dei rischi al debito italiano. No, non commento le decisioni della BCE, è abbastanza coinvolto, avendo un passato importante, ma dice oggi faccio un altro mestiere, è una domanda che avreste potuto farmi qualche anno fa, quindi qui abbastanza diplomatico. Poi Macron, abbiamo i mezzi per attuare sanzioni contro la Russia, per sostenere le controsanzioni, per proteggere le nostre economie. Possiamo avere una procedura eccezionale, sempre Macron, e accelerata per l'entrata nell'UE con un paese in guerra? La risposta è no, ovviamente, dice Macron. Questo attraverso, insomma, le ultime che arrivano, le ultime flash che arrivano, mentre è in arrivo, a conferma di quanto detto, un quarto pacchetto di sanzioni che isolerà ancora di più la Russia nel sistema economico globale e aumenterà il costo per Putin dell'invasione in Ucraina, lo ha dichiarato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione UE, al termine del vertice informale UE di Versailles.
Emanuele, vorrei farti un'altra domanda che riguarda Putin, di cui qualcuno ha scritto forse qualcosa, ma mi pare di capire che non ci siano conferme ufficiali, e cioè del suo stato di salute, ma questa volta non dico mentale, ma proprio fisico, nel senso che c'è chi dice che sia in qualche modo abbia una malattia particolare e che questo abbia contribuito. Non voglio dire che una persona sta male allora dichiara guerra, perché non siamo in questa situazione, ma che però, insomma, questa sua presunta malattia lo abbia in qualche modo indotto prova a metterla giù così, ad accelerare quel processo che aveva già in mente, in qualche modo di poter entrare nella storia come i suoi illustri predecessori. Illustro non vuol dire, non ha un connotato per forza positivo, nel cercare di riavvicinare quello che era una volta l'URSS, ma ovviamente in altri motivi, in altri modi, e cioè di riportare quantomeno l'influenza russa su vecchi paesi una volta che facevano parte dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Emanuele, che cosa possiamo dire a riguardo? Come ragionavamo prima, quando parlavamo del Covid, Sì. dobbiamo ragionare, diciamo, necessariamente su questo tema qui. Di fatto sono supposizioni, speculazioni, ragionamenti, è possibile che, però è sostanziale che il sistema Putin, soprattutto su queste tipologie di questioni, è strettissimo, chiusissimo e non ci sono informazioni reali che escono e che possono essere considerate come una base di determinate cose. Però possiamo dire che c'è stato uno scatto, per certi versi non comprensibile, sull'ottica di quello che dicevi tu, ossia sull'ottica di ricostruire, no, o meglio, di spingere questa narrazione putiniana che dura da 22 anni più in là con la volontà di imprimerla nella storia della Russia. È sfuggita di mano questa cosa? Non lo so, forse sì, perché io non credo che tutto il regime russo, ossia tutto il sistema di potere russo, fosse d'accordo con un'azione militare in Ucraina. Perché al di là di Putin, questa operazione, questa invasione è difficilmente recuperabile a livello di immagine. Anche per questo il gioco attorno a Putin, l'isolamento di Putin, la guerra di Putin, il leader folle, il leader malato che decide di agire bruciando i tempi, serve anche, diciamo, come via per poter costruire ad un paese che a un certo punto necessariamente dovrà fermarsi e con il quale necessariamente occorrerà dialogare in qualche forma di trattativa, negoziato o conferenza internazionale, grande pace internazionale, e bisogna comunque trovare un modo per parlarci. Se sarà Putin, sarà sicuramente il dittatore isolato e sostituito, per quello che io immagino. Se sarà qualcun altro, ci dovrà essere comunque sia un modo per permettere a questo cerchio di potere di essere in qualche modo potabile. Non so se riesco a spiegarmi. Direi di sì. Siamo a una fase in cui non sappiamo dove andremo a finire, purtroppo lo dobbiamo dire perché è stato talmente tanto stupefacente quello che è successo, che in questo momento non possiamo prevedere una fine o uno scenario, diciamo, conclusivo dell'invasione e dell'offensiva russa, se non seguendo degli step che però hanno un termine temporale strettissimo, quasi nell'immediato. Però in futuro, quando questa cosa finirà, non so tra quanto tempo, in qualche modo dobbiamo rendere, abbiamo la necessità di rendere la Russia recuperabile, di rendere la Russia un attore con cui dialogare. E descrivere Putin come il leader folle, che sia malato, che sia portato a scelte estreme per qualsiasi di queste ragioni, è un modo che salva la Russia e non salva Putin.
E intanto, parlando di ricorrenze, ho detto che insomma si avvicina a quella di Chernobyl, ma oggi è quella di Fukushima, a proposito insomma di incidenti nucleari. 11 anni fa, Fukushima, 11 marzo 2011, con i soldati russi a Chernobyl, Lega Ambiente mai più nucleare, però insomma iniziava la tragedia nucleare di Fukushima proprio 11 anni fa, la seconda più grave della storia nucleare civile dopo quella appunto di Chernobyl, che è tornata a fare paura, un po' come un fantasma insomma radioattivo, dopo che le truppe russe l'hanno occupata e dopo che è saltato anche l'allaccio alla linea che rifornisce di elettricità, forse per sabotaggio, forse per un nuovo errore umano, e poi la notizia che ci ha dato anche il New York Times. Le formiche, per chiudere, formiche in home page, proprio la notizia con cui abbiamo iniziato la nostra conversazione con Emanuele Rossi: armi chimiche tra fake news russe e preoccupazioni americane. E poi tutto il resto, c'è anche Salvini, insomma, che è stato protagonista suo malgrado in questi giorni, e poi tutte le altre notizie che riguardano il conflitto Russia-Ucraina e non soltanto. Grazie a Emanuele Rossi, giornalista e Grazie a collega voi. di Riviste Formiche, alla rivista Formiche e formiche.net. Alla prossima, Emanuele, buon fine settimana. Grazie a voi, buon fine settimana.